Usare il trapano avvitatore in modo corretto è più complicato di quello che molti pensano. Ecco 5 errori molto comuni. Un grosso errore è non regolare la frizione correttamente. Ecco un esempio. Con la frizione all'1, qui praticamente viene ingaggiata subito. Se invece la spostate a 5, ci vuole qualche rotazione in più. E così via con la frizione a 7 e 11, come vedete, sempre più vite può essere inserita senza ingaggiare la frizione. Ma è soltanto con la frizione a 13 che tutta la vite viene inserita senza che la frizione si ingaggi. Ed amici, se state trovando i miei video utili, per favore pigiate il tasto mi piace ed iscrivetevi al mio canale. Grazie! Quando usano il trapano, molti fanno anche l'errore di usare punte di taglia sbagliata. La taglia della punta deve essere commisurata a quella della vite, ma deve essere ben più piccola. Per esempio, con una vite così, molti userebbero una punta di questo tipo, ma che è però troppo grande, essendo quasi larga quanto la vite. Se il buco viene fatto usando questa punta, la vite oscillerà troppo quando viene inserita. Invece, per una vite così, è molto meglio usare una punta che sia più o meno la metà. E potete vedere la differenza grossa tra i due buchi e come la vite è molto ben serrata usando la punta più piccola. Molti fanno anche l'errore di usare punte non solo di taglia sbagliata, ma anche di tipo sbagliato. Questa è una punta da trapano tradizionale. Per esempio, molti la usano anche quando la vite deve essere sotto il livello del legno, forzando la vite. E benché questo funzioni di solito sul legno morbido come il pino, è molto meglio usare punte per svasatura e specialmente sul legno più duro. La punta per svasatura lascia una resede pulita per le viti. Inoltre, un altro errore è non usare punte autocentranti quando è importante che il buco della vite sia perfettamente centrato, come per esempio quando si installano cerniere. La punta autocentrante automaticamente assicura il piazzamento perfetto della vite, che è molto importante in lavori di precisione. Un altro errore comune è usare la marcia sbagliata. Come in un'auto, la prima marcia ha più potenza ma meno velocità. Invece la seconda marcia ha più velocità e meno potenza. Quindi la prima marcia è migliore per trapanare, mentre la seconda è generalmente più adatta ad avvitare. Ed in aggiunta a mettere il trapano in prima marcia, quando trapanate non vi scordate di disingaggiare la frizione e di selezionare la modalità trapano. Un altro errore che molti fanno è non inserire la sicura quando il trapano non è in uso. I trapani moderni hanno di solito un bottone da pigiare verso sinistra o destra che regola il movimento orario o antiorario per avvitare o svitare. Se lo piazzate nel mezzo però, questo tasto innesca la sicura. Questo è particolarmente utile se ci sono figli in giro per evitare incidenti o anche quando si trasporta con la batteria inserita per evitare che si attivi durante il trasporto. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e penso che troverete utile il mio video in collegamento qui sopra sugli errori più frequenti quando si usa la colla per legno. Grazie di seguirmi e per favore iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!